personalmente credo che il dibattito che abbiamo sviluppato ieri sia stato un dibattito estremamente interessante, ma non perché quando c'è un'assemblea si dice sempre questa cosa. Io credo che sia un dato assolutamente reale e siamo riusciti, credo, nella giornata di ieri a fare quel lavoro, no, di interpretazione collettiva di cui parlavamo all'inizio, cioè non interventi scollegati, frammentari, ma una serie di interventi che, partendo da alcune ipotesi, partendo da alcune chiavi di lettura, hanno cercato di capire e di articolare un ragionamento collettivo, integrandosi anche tra di loro in maniera forte, in maniera particolare. E il grande nodo che lega la crisi, la soggettività, la cooperazione sociale, l'abbiamo affrontato attraverso una discussione che è partita dall'interno di quelle che sono le necessità, le esigenze, i bisogni e le visioni di una soggettività che in qualche maniera vuole continuare a essere presente e a fare le cose. E dentro questa discussione, parlando anche appunto di soggettività, si è ancora più chiarito il significato del ripartire da noi, no? Che poi ha assunto un po' uno schema che è questo: ripartiamo da noi sia per un discorso di vicinanza. Il concetto di vicinanza è un concetto molto importante, credo, anche se in maniera un po' scolastica certe volte si dice che proprio dalle relazioni di vicinanza che è nata la grande stagione dei comuni in Italia. E la vicinanza, che significa vicinanza come relazioni, vicinanza come percorsi, come storia, come interpretazioni. E l'altro aspetto che è emerso come dinamica di soggettività, la soggettività come un qualcosa che è un processo che è dentro la cooperazione sociale, ma che dentro la cooperazione sociale si pensa anche come parte che in qualche maniera attraverso questo processo poi si organizza, e non come direzione generale di un tutto. E proprio perché l'analisi di questo nodo non è stata affrontata dal punto di vista della teoria astratta, ma dal punto di vista del bisogno concreto, del bisogno concreto che si cala dentro i nostri interventi, io credo che in molti contributi che sono stati sviluppati sono emerse delle indicazioni importanti, delle indicazioni proprio su come questo processo di soggettivazione può effettivamente darsi sul piano materiale e come già si sta dando sul piano materiale. E da questo punto di vista è emerso, io credo, anche e di nuovo l'importanza del territorio, no? Questo punto che poi abbiamo anche un po' discusso ieri, io su questo elemento un po' ci tornerei, perché quando parliamo di territorio, come poi per tante altre cose, è sempre molto importante capire noi come ci rappresentiamo questa cosa, perché a seconda di come noi ce la rappresentiamo poi costruiamo cose diverse. Allora, se io ovviamente ho un pezzo di terra e me lo rappresento, me lo immagino come mio rifugio, ovviamente quello che ci vado a costruire sono le reti, sono le barriere, sono i meccanismi che escludono gli altri. Se invece io il mio pezzo di terra lo vedo come una dinamica che ha valore perché c'è circolazione di persone, perché c'è incontro, c'è relazione, c'è una dinamica di movimento, chiaramente il territorio diventa un'altra cosa. Quindi è importante partire da una visione corretta del territorio, perché quando noi diciamo è necessario capire come noi partiamo dai nostri territori, io credo che in questa affermazione non c'è niente del classico ritorno ai territori come dinamica resistenziale o di rifugio in un momento difficile. Io credo che invece c'è tutto un ragionamento che pone il problema di come i territori in questo momento possono essere insediamenti conflittuali dentro la dimensione globale. E se noi ci rappresentiamo questa cosa, poi quello che andiamo a fare chiaramente è un qualcosa di assolutamente diverso, perché allora dentro questo ragionamento, cioè dell'uso del territorio come un insediamento collettivo dentro lo spazio globale, dentro lo spazio europeo, si gioca una battaglia importante, che è quella dell'autonomia, che è quella della rottura della norma, che è quella di come noi affermiamo una dinamica di produzione di diritto diversa, che è quella anche di come noi affrontiamo il tema dei nessi amministrativi. Ieri, no, ci siamo tornati, chiaramente la situazione anche da questo punto di vista è cambiata, cioè noi dobbiamo capire quando dentro la dimensione territoriale intesa
In questo senso il tema del nesso amministrativo diventa elemento che coagula una prospettiva di rottura, di conflittualità, di insediamento conflittuale nella dimensione globale, e quando invece diventa corresponsabilità dentro un meccanismo che è ingestibile per tutte le ragioni che abbiamo detto ieri, insomma, perché ovviamente il problema oggi dell'amministrazione dei territori non può più essere vissuto come il problema di che cosa facciamo di un insieme di risorse o di ricchezze che la struttura amministrativa territoriale gestisce. La situazione è completamente cambiata e quindi dobbiamo capire come e quando in ogni contesto, anche in quello, se vuoi, che riguarda questo aspetto, l'agire nel territorio diventa dimensione di insediamento conflittuale nello spazio globale. Ora, quando parliamo di spazio globale, io credo anche su questo dobbiamo essere sempre molto precisi, perché se io dico che IESI, realtà industriale, eccetera, eccetera, è inserita dentro lo spazio globale, quindi dal punto di vista oggettivo questa città è dentro lo spazio globale, io dico una cosa assolutamente corretta. Ma se io faccio un ragionamento dal punto di vista soggettivo e dico che se io individualmente, come persona, esco qui sulla strada con un cartello e a quel punto ho fatto una manifestazione nello spazio globale, anche se da un punto di vista di teoria astratta potrebbe essere corretto, dal punto di vista pratico non è vero, non ho fatto niente nello spazio globale. Allora, questo aspetto è importante, perché se noi così facciamo questa semplificazione, poi si finisce col pensare che ogni cosa, siccome siamo dentro lo spazio, siamo comunque oggettivamente dentro lo spazio globale, qualsiasi cosa facciamo, anche la più piccola, incide sullo spazio globale. Io non penso che sia esattamente così. Io penso che ci sia un problema di dimensionamento. Quindi, se è vero che la globalità condiziona la vita di ogni singolo individuo, non è vero che ogni cosa che fa un individuo condiziona la globalità. Non c'è questa relazione così diretta, non possiamo ragionare in una relazione che vede l'individuo e il mondo in un rapporto così diretto. È un problema di tipo diverso. La possibilità dal punto di vista soggettivo di condizionare la globalità implica un processo di tutt'altra natura, e credo che poi, al di là di tante altre cose che possiamo dire, la dinamica della coalizione poi si inserisce dentro questo tipo di meccanismo, cioè come io esco da una dimensione individuale, non in senso stretto, comunque da una dimensione che è assolutamente sproporzionata rispetto al meccanismo globale che mi sovrasta, e come attraverso una dinamica di coalizione modifico il rapporto di dimensionamento e quindi acquisisco la capacità e la possibilità di condizionare la dimensione globale. Quindi la coalizione di cui noi abbiamo parlato e che parte anche, come abbiamo detto, intanto da quello che noi siamo, cioè non è che noi possiamo coalizzare qualsiasi cosa come e quando vogliamo, noi intanto partiamo da quello che noi siamo e partiamo anche dall'idea che la dinamica della coalizione è una dinamica che ci serve intanto perché condizionare, incidere nella dimensione globale richiede un meccanismo di questo tipo. Perché altrimenti finiamo col teorizzare che se io vado fuori con un cartello ho fatto un qualcosa nello spazio mondo, ma questa, poi dopo nello spazio mondo questa cosa non conta assolutamente niente. È chiaro che quando noi poi utilizziamo dei termini in una relazione di comunicazione, è anche importante che chi ascolta, chi legge quello che noi diciamo, lo legga per il significato autentico che noi diamo alle parole, perché se io parlo di alternativa e chi mi ascolta pensa a Bersani, Berlusconi, Monti, oppure parlo di coalizione e chi mi ascolta pensa centrosinistra, centrodestra, eccetera, chiaramente non ci capiamo. Cioè il concetto di alternativa e il concetto di coalizione sta dentro un contesto di ragionamento completamente radicalmente diverso. Quindi nell'immaginare il territorio in questa dinamica positiva, per cui insediamento conflittuale dentro lo spazio globale, io voglio ricordare, l'ho fatto anche altre volte, ma voglio ripetere ancora una volta, che i grandi imperi, a partire proprio da quello romano, sono crollati non tanto per una battaglia campale che a un certo punto ne ha definito la fine, ne ha determinato la fine, ma sono crollati dentro l'azione corrosiva di insediamenti autonomi, conflittuali, che si determinavano nei territori. Le invasioni barbariche è stato questo,
pezzi di territorio che sono stati sottratti al controllo dell'impero e poi a poco sempre più autonomizzati, sempre più coalizzati tra di loro, hanno determinato una dinamica di crisi. Quindi dentro questa dimensione del territorio vista in questi termini e quindi non come rifugio, non come ritirata strategica in un determinato momento, la discussione che abbiamo fatto ieri poi ha già messo sul terreno quello che noi possiamo costruire dentro la dimensione territoriale in questa prospettiva, in quest'ottica. E io vorrei elencare così proprio come elenco della spesa un po' le cose che sono emerse ieri, no? Perché abbiamo avuto intanto un intervento che riguardava l'ADL e il ragionamento più riferito direttamente al settore lavorativo, dove comunque si è fatto un ragionamento sulla possibilità non solo di fare sportelli, non solo di fare vertenze, non solo di fare rivendicazioni, ma di farle dentro una dinamica che non è quella sindacale, un altro tipo di dinamica, di meccanismo, che poi è stato spiegato ieri, non ci ritorno sopra, e che può però essere un meccanismo che incide effettivamente su alcuni contesti lavorativi. E la possibilità di incidere nonostante che non si dia nella forma del sindacato, nella forma sindacale classica. E nel momento in cui noi diciamo questo, e qui torna il senso della coalizione, nel momento in cui diciamo questo ci rendiamo conto che questo ragionamento si lega con la problematica che veniva sollevata rispetto alla situazione di Taranto, dove c'è un comitato di cittadini che però sta diventando anche riferimento di lavoratori, e quindi come si può costruire un meccanismo che dentro questa relazione, no, fa di questo comitato effettivamente una struttura che è in grado anche di rispondere ad alcune esigenze legate al terreno, se vogliamo, più vertenziale o rivendicazionista che può provenire da un contesto strettamente lavorativo. Qui si legano alcune possibilità. Per esempio, credo che l'esperienza, no, dell'ADL, di come si sta determinando questo contesto in quel dato territorio, forse a Taranto, poi dopo magari ci si ritornerà con altri interventi, forse a Taranto può essere una proiezione di qualcosa, forse dentro il comitato si può, o dentro delle realtà connesse al comitato si può aprire un ragionamento che pone questa possibilità di sviluppo. Poi abbiamo avuto gli interventi che hanno riportato dentro la discussione il tema complessivo dell'ecologia, con la necessità appunto di fare di questo tema una dimensione di agire pratico dentro i territori, cioè sottrarla a una dimensione, se vogliamo anche questa ideologica o marginale, che fino a questo momento l'ha un po' egemonizzata, e riportarla invece in una dimensione pratica che noi possiamo sviluppare nel nostro agire. C'è stato tutto il tema dell'energia, anche questo estremamente interessante, perché non è che parliamo di poco, cioè parliamo di come possiamo impattare il problema dell'energia, se ci sono le possibilità su questo di aprire contraddizioni, di assumere noi stessi il controllo di alcune dimensioni di produzione energetica, cioè stiamo parlando poi del cuore, insomma, di un meccanismo di produzione. Si è parlato di terra e di come recuperare anche questo concetto della terra dentro una visione che è appunto una visione di processo, di costruzione, non dentro una visione anche questa di rifugio, di marginalità, di separatezza. È stato affrontato tutto il tema dei teatri, della rete dei teatri, e credo su questo che vada sottolineato, no, anche da quello che emergeva dal contributo che è stato dato, sia una serie di sollecitazioni proprio di analisi, ma anche il fatto che dentro questa dimensione dei teatri occupati, di questi spazi culturali che vengono rimessi in circolazione nella dimensione sociale, dentro tutto questo mi sembra che siamo di fronte, no, ad un processo che è anche in grado di superare, come dire, anche una forma di conservatorismo, per cui noi veniamo un po' da una storia dove cioè l'elemento creativo si è sempre posto in una dimensione secondo cui quello spazio era un po' il far politica in un'altra maniera, cioè da un lato c'erano i politici che facevano i politici nella vecchia maniera e poi invece i creativi che facevano la politica nella maniera nuova e quella più efficace. Questo dualismo, che nella dimensione di guerra che stiamo vivendo adesso non ha alcun senso, semmai ce l'avesse avuto, però io credo che, mi sembra dagli elementi che stavano emergendo, che ci sono, c'è la maturità per affrontare una riflessione di diverso tipo, dove non c'è il problema di chi è più creativo o chi è meno creativo, ma di come la dinamica complessiva entra in un rapporto di sinergia e riesce a costruire poi meccanismi
di autonomia e di alternativa nei territori. C'è stato tutto il discorso sull'università, io chiaramente semplifico molto perché sarebbe, però anche la questione dell'università mi pare che è stata riproposta in maniera più o meno simbolica, però come dimensione del territorio, non inteso come territorio fisico, ma come contesto dentro cui il problema dei saperi va riaffrontato come meccanismo che si lega alla cooperazione sociale. E quindi come meccanismo non separato, non autoformativo, ma come meccanismo che trova o cerca di trovare dei dispositivi che in relazione alla cooperazione sociale diventano poi dispositivi di conoscenze messe in qualche maniera in rapporto di produzione con i conflitti. E che dentro questo è possibile affrontare la questione dei saperi dentro una nuova logica politica, si diceva ieri. Perché evidentemente un cambio, un passaggio in questi mesi c'è stato. Un altro aspetto che veniva sollevato ieri, io penso che sia opportuno riprenderlo, in vari interventi, anche se in maniera diversa da come la esprimo io, veniva un po' posto un accento critico su quello che noi potremmo definire un po' il radicalismo giuridico, cioè quei meccanismi per cui si finisce col pensare che attraverso la sovrapproduzione, non la riduzione, ma la sovrapproduzione di norme, oppure attraverso l'utilizzo costante del meccanismo giudiziario, oppure attraverso l'utilizzo costante, come purtroppo succede in alcuni contesti, della denuncia, cioè questo utilizzo centrale dello strumento giuridico è stato messo in discussione ieri nell'assemblea e a mio avviso in maniera assolutamente giusta, perché qui non si tratta di dire se è giusto o no fare un ricorso al TAR, cioè se il ricorso al TAR ti serve lo fai, ci sono le cause pilota che ti servono, però il problema è che quello che si sta verificando è invece non un utilizzo strumentale dentro delle battaglie che si stanno sviluppando, ma un utilizzo di ripiego dello strumento giuridico, è questo che invece è estremamente negativo, anche perché poi, io purtroppo sono nel settore, cioè al TAR se tu ci vai con alcune cause pilota puoi anche vincere, ma se tu vai con 2000 cause di tutti i comitati che sono sparsi in giro per il territorio, le perdi tutte, perché questi meccanismi giudiziari non sono fuori dalle dinamiche di potere e su questo dobbiamo fare attenzione. Perché non è un dato positivo che il problema dell'ILVA sia precipitato dentro una dinamica che vede la procura e il GIP protagonisti di un'azione, di un intervento giudiziario. È successo, bene così, però non è che questo sia il massimo. Intanto perché io personalmente, per me procuratori e giudici rimangono qualcosa di molto meglio tenerli lontani, però perché è sempre problematico. Però il problema di fondo è che dobbiamo sempre costruire, pensare che comunque il punto centrale della questione è sempre la capacità di protagonismo sociale. Poi quando questo protagonismo c'è e serve lo strumento giuridico giudiziario, benissimo, però questo rapporto non può essere invertito. E non è che le garanzie sociali in termini generali, ecco, no, non nello specifico di alcune questioni, ma in termini generali, non è che le garanzie aumentano perché c'è una ipertrofia normativa. Ieri sera a cena parlavo con un compagno di Fabiano che sta studiando insomma sociologia rurale, io neanche sapevo che c'era sinceramente, comunque, e mi diceva, no, come tutta una serie di normative europee fatte per garantire l'agricoltura sono talmente soffocanti e ipertrofiche che di fatto stanno distruggendo i piccoli agricoltori e favorendo la grande industria alimentare, ma come sta succedendo in qualsiasi altro settore. Cioè non è che l'ipertrofia normativa ci tutela, l'ipertrofia normativa ci soffoca. Questo discorso vale, io credo, anche per quanto riguarda la dinamica referendaria. E anche qui noi dobbiamo essere sempre capaci di un ragionamento articolato. Ci sono momenti in cui alcuni strumenti vanno utilizzati perché portano sono amplificatori di potere, tra virgolette, lo dicevo anche ieri. Quindi il referendum sull'acqua è stato un certo tipo di dinamica, ha aperto tantissime contraddizioni, è stato un meccanismo particolare anche per come è stato costruito.
chi sono stati, quali erano i soggetti che l'hanno promosso. Ora, se questo tipo di meccanismo, che è specifico, che è particolare, diventa invece routine, prima di tutto i referendum li perdi, e questo già è un problema, credo. Ma soprattutto diventa una dinamica che si svuota di se stessa e diventa appunto il ricorso a un meccanismo, a uno strumento formale che ancora una volta a cui viene delegato la possibilità di sostituire la capacità di protagonismo sociale. Quindi su questo, questo è un ragionamento che abbiamo aperto, che in parte si è riferito anche al tema dei referendum che abbiamo sul terreno in questo momento, quindi referendum articolo 18, articolo 8. E nello specifico di questi referendum io credo che dobbiamo essere capaci, ed è un po', facendo un po' una sintesi della discussione, è un po' quello che è emerso anche nella giornata di ieri, cioè dobbiamo essere capaci sempre di fare un ragionamento articolato, perché se diciamo che la realtà è complessa, l'interfaccia della complessità è la capacità d'articolazione, perché sennò prima o poi facciamo qualche errore. Quindi un ragionamento articolato su questo terreno cosa significa? Significa che certamente questi referendum hanno avuto un percorso assolutamente diverso rispetto a quello dell'acqua, dove si è invece, rispetto al referendum sull'acqua, il processo di costruzione della proposta ha riportato al centro la dinamica vecchia, quella dei partiti e della possibilità di coalizioni tra partiti in vista di eventuali passaggi successivi e futuri. Questo tipo di meccanismo io credo che sia difficile da assumere in maniera diretta da parte delle realtà dei centri sociali come realtà di espressione di un ragionamento complessivo, che quindi su questo è anche, esprime una sua critica, e quindi credo che sia problematico ad oggi. Diamoci sempre, quando facciamo poi dei ragionamenti, diamoci sempre un tempo, no? Ad oggi, entrare nei comitati promotori come centri sociali probabilmente è problematico per gli elementi di critica che ieri venivano articolati anche in alcuni interventi. Ad oggi, poi dobbiamo anche vedere che cosa succede in futuro. Però questa situazione dobbiamo differenziarla da altre realtà che invece, o da altri strumenti o da altri contesti che invece, operando direttamente nel settore del lavoro e del lavoro dipendente in particolare, ovviamente hanno una difficoltà oggettiva a non essere dentro questo tipo di meccanismo. Cioè la nostra, il nostro concetto di coerenza, la nostra coerenza non è una coerenza rispetto ai valori assoluti che stanno sopra di noi, la nostra coerenza è nell'agire. E siamo coerenti quando noi nell'agire costruiamo sempre i massimi spazi di agibilità per un'azione conflittuale, per un protagonismo sociale. Quindi è chiaro che se ci sono delle strutture che lavorano sul terreno del lavoro dipendente, che sono presenti sul terreno del lavoro dipendente, dentro questo processo che costruisce il referendum sull'articolo 18, tra l'altro osteggiato da alcune componenti sindacali come la CISL eccetera, è chiaro che lì in qualche maniera tu invece devi scegliere, ma è una questione di garantire l'agibilità politica e sociale delle tue proposte, della tua presenza, perché altrimenti scatterebbe invece un meccanismo di chiusura e di estraniazione da alcuni processi. Quindi sempre mantenere la capacità di un approccio e di un ragionamento, e di un ragionamento articolato. Ecco, io ovviamente la discussione di ieri è stata estremamente più ampia, estremamente più ricca, chiaramente non la possiamo ripercorrere in maniera complessiva. Io vado verso la conclusione. Noi oggi avevamo messo come temi alla discussione il discorso delle pratiche. Allora, su questo intanto una precisazione. Voi avete visto nella costruzione dei vari temi, abbiamo tolto le pause pranzo, abbiamo cercato di fare come un tutt'uno. Poi siccome siamo divisi in due giornate, alcune cose sono andate il sabato, alcune cose la domenica. Però dal punto di vista teorico dell'analisi, non mettiamo le cose in una logica, come dire, conseguenziale, per cui prima abbiamo fatto la teoria e oggi andiamo a discutere delle pratiche, perché questa separatezza appunto nella pratica non c'è. Cioè in realtà nel ragionamento che abbiamo fatto ieri, e prima riportavo appunto alcuni esempi sul piano del lavoro, intervento sul lavoro, l'energia, la terra eccetera, già quel tipo di ragionamento, quel tipo di discussione ha affrontato il problema delle pratiche.
Perché le pratiche è questo, perché se invece per pratiche pensiamo ad alcuni strumenti, gli strumenti sono sempre quelli, dopo li possiamo rinnovare o meno, ciò che cambia sulle pratiche è il progetto a cui uno strumento è finalizzato.